Diario di due imprenditori digitali. Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche illimitate. Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale. In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare. Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Aggiornato ogni 2 settimane di venerdì. Ciao Daniele! E là, ciao Marco! Ben ritrovato con questa puntata numero 151. Daniele! Dove sei di bello e come stai? Sono in vacanza, Daniele, sono in vacanza. Come vedi dallo sfondo, vedi tanto roccia, per cambiare. Vedi roccia nello sfondo, sono su un'isoletta greca, in particolare sull'isola di Lefkada, con tanto di camper e famigliona. Ho trovato questo posticino dove potermi fermare e registrare. C'è un wifi che ogni tanto qua mi segnala che non è perfetto, ma insomma, spero che regga perché ho già fatto una call e ha retto. E Daniele? Bene, sì. Per ora ti si vede e ti si sente molto bene. Io sono, come si vede allo sfondo, sono da Amsterdam, tornato da Torino e tra 2 settimane faccio anche una vacanzina, vado all'isola d'Elba, che non ci sono mai stato. Penso che negli ultimi anni ho girato di più il sud-est asiatico che l'Italia, quindi ne approfitto per vedere l'isola d'Elba. Bravo. Io non so da quante puntate non registro da Milano, però insomma meglio così. Anche la prossima registrerò dalla Maremma. Infatti, registrerò così, Maremma. Che vai bene. Sì, vedremo negli obiettivi poi, ne parliamo. Ok, sì, qua nel frattempo è arrivata l'estate, ho 28 gradi in casa, questa è una delle poche settimane dove c'è un sole che scalda e qua ho visto, quando ci sono più di 22 gradi, automaticamente tutti tolgono la maglietta quando vanno a correre. ho notato questa cosa. I Dutch hanno questa nuova regola: quando fa caldo togli la maglietta e corri. Io faccio schifo, invece guardare in giro c'è gente che si allena 11 mesi all'anno per potersi togliere la maglietta quel mese scarso di estate. Allora, io qui ho smesso di correre e vado a nuotare, quindi nuotata mattutina anche stamattina, mezz'oretta di nuotata tra pesciolini, pescioloni, pescioletti colorati. È fantastico, per cui questo mese Bello. Sono sicuro che non raggiungerò i miei obiettivi dei 100 km di corsa, ma sto facendo il mio record su chilometri di nuotata. Va bene così, e poi nuotando i battiti sono un po' più bassi, quindi dovrebbe fare ancora meglio, è meglio la salute, optando per la nuotata finché c'ho un mare stupendo come quello che trovo qua, nell'isola di Lefkada. Che bello. E comunque sei arrivato col camper, hai detto, quindi che giro hai fatto per arrivarci? Ancona nave fino a Igoumenitsa, che è a nord della Grecia, al confine con l'Albania, e poi da lì ci si sposta prendendo traghetti, perché l'obiettivo di questa vacanza era andare sull'isola di Cefalonia, qui siamo stati settimana scorsa, perché là ci sta lavorando mia figlia, là, allora siamo andati a... con la scusa di trovare la figlia abbiamo deciso di andare in Grecia. Per cui Daniele, bene, ci siamo collegati che ero in Grecia, ho passato una settimana in Grecia, poi sono rientrato nella settimana dopo, ho passato 3 giorni in ufficio, poi sono ripartito, sono andato in vacanza e Daniele, insomma, mi sento poco lavorativo, ma c'ho delle news pazzesche che avevo già anticipato nella puntata precedente. Ma andiamo in ordine, okay. Passiamo questa in puntata, sì. In ringraziamenti. Questa puntata spazio a Marco, visto che l'altra puntata ho parlato io del passatore, questa puntata grande spazio alle tue novità. Beh, ringraziamo il nostro sponsor Active Power, distributore italiano di Active Campaign, il software di mail marketing e email automation che sia io che Marco utilizziamo oramai da anni. Quello che fa Active Power è distribuire in Italia Active Campaign, fornendo supporto in italiano via email, telefono, chat e anche gruppo Facebook, dove si parla di come automatizzare il business. E da poco hanno anche aggiunto la possibilità di fare backup del proprio account attraverso l'area cliente, una delle, diciamo, funzionalità in più che inserisce Active Power, che nativamente non esiste. Per i nostri ascoltatori c'è uno sconto del 10%
con il coupon di Gimprenditori. E se già utilizzate Active Campaign potete passare Active Power e sfruttare questi vantaggi e anche fatturazione dall'Europa utilizzando questo sconto. Ringraziamo anche chi fa parte della nostra community su Telegram. Abbiamo questo spazio dove ci si conosce, ci si scambiano consigli e ci si aiuta a vicenda. Trovate il link a questo gruppo Telegram nelle note all'episodio. Bene. Se qualcuno ancora non ne fa parte o non lo conoscesse dopo 151 puntate. O magari qualche ascoltatore nuovo. Veniamo a noi. Daniele, tu che sei stato tanto a lavorare, sei andato addirittura a fare un campo lavorativo. Io invece qua quando vado nei campi faccio tutt'altro, corro. Come sono andati i tuoi obiettivi? Allora, primo obiettivo era il restyling del sito di wpok.it. Ho ricevuto ieri il nuovo design, la prima versione del nuovo design, molto più bello, molto più leggero, un po' più moderno, ci sono ancora delle cose da sistemare, insomma feedback con il grafico, prima di passare alla parte implementativa. Quindi il restyling non è assolutamente finito, è in corso, e quindi vabbè, è un fail perché non è finito. Sapevo che ci voleva un po' di tempo per fare, che ci vorrà un po' di tempo per concludere il tutto, però dai, sono contento che siamo andati avanti. Comunque, fail, non ci sono scuse. Secondo obiettivo era... dov'è che sto leggendo? Ok, affittare l'ufficio, perché come ho detto qualche mese fa, qui abbiamo preso in gestione questo ufficio insieme a un'altra azienda con 5 stanze, 3 sono già occupate, 2 sono libere, e iniziava a pesarmi parecchio il fatto che c'erano queste due stanze libere, che ci sono queste due stanze libere, e la richiesta di uffici ad Amsterdam, ma probabilmente in tutto il mondo, non è molto alta. La cosa che mi ha sorpreso molto è che la richiesta, cioè qua ad Amsterdam se hai una stanza a disposizione va via la velocità della luce, perché la richiesta di alloggi è altissima e l'offerta è bassa. Nel mercato degli uffici, delle stanze per uffici, così i tempi sono molto diversi. Però Marco, sono super contento perché abbiamo trovato almeno il primo affittuario, quindi una stanza siamo riusciti a affittarla, sarà affittata dal 1 luglio, abbiamo già il contratto firmato, da rullo di tamburi, 2 tattoo artist, quindi avremo questa attività di tattoo all'interno del nostro ufficio. Vabbè, lavorano all'appuntamento, insomma non è un negozio, persone abbastanza affermate che hanno la loro clientela e che lavorano su appuntamento. La cosa che ci preoccupava parecchio è il rumore che fa la macchinetta quando fai tatuaggi. Sono andato su YouTube a cercare il rumore, ho trovato un video, pensa quanto è incredibile l'internet, un video da 10 ore con il suono della macchinetta che fa i tatuaggi. E dopo 3 minuti mi sta scoppiando il cervello, sto continuo. Però ne abbiamo parlato con loro e... ci hanno assicurato e strassicurato che quello è il suono delle vecchie macchinette, le macchinette moderne sono silenziosissime e comunque vabbè, hanno la loro stanza, insomma, non ci hanno assicurato che non è un problema. Bisognerà fare un test, quindi Marco sto pensando se questa è l'occasione di farmi un tatuaggio, di farmi tatuare qualcosa, visto che ce li abbiamo lì in ufficio. Però no, sono super contento perché sta roba iniziava a pesarmi parecchio, sia dal punto di vista economico, perché comunque... anche se abbiamo avuto uno sconto iniziale dei primi 3 mesi, adesso che i primi 3 mesi stanno finendo, la parte economica era pesante. E poi perché non mi piace, cioè la stavo vivendo come un fallimento, un grosso errore. Forse non sarà un grosso errore, un piccolo errore magari lo è questo qua di mettersi nel business di affittare uffici. Comunque dai, sono contento di questo, di questa parte, quindi questa parte dell'obiettivo è centrata e siamo in trattativa con un'altra persona per il secondo ufficio, che è più piccolo, insomma quello è meno un problema, però sono adesso ottimista che anche quello prima o poi va. Boom, 50%. Tu Marco? Daniele, sto facendo viaggio, un'operazione ferie, di camper, switch, aerei, internet che funziona male, di wifi. sì, no, ho messo il cellulare, vediamo cosa. Attenzione, 3, 2, 1.
Ho switchato. Daniele, adesso che ho switchato, mi senti bene o non mi senti per niente? Io ti sento, no, ti sento benissimo come prima. No, ti sento bene, ti sento bene. Ti vedo un po' più pixellato, ma sarà il sole, la salsedine. Connessione instabile, vabbè. Ah, allora, Daniele, bravo, due obiettivi. Volevo chiederti due cose sui tuoi due obiettivi. Uno è se il nuovo sito lo fai sempre su WordPress o hai deciso di cambiare il sistema. Ma so già la risposta, immagino già la risposta. Passiamo a Shopify, basta, sono stanco. No, vedo questi siti tutti problemi. Nuovi. Questa manutenzione. Che non siamo... Ok. Il secondo è se no, vabbè, scherzo, un ovviamente... codice per il tattoo ovviamente... per i digimprenditori che vogliono farsi fare un tattoo ad Amsterdam, magari. Ah, ok, sì, sponsor dalla prossima puntata, sì, Active Power e Studio Tattoo Amsterdam. Studio Tattoo, sì. E c'ho un pacchetto di una settimana ad Amsterdam con tanto di alloggio presso gli uffici, una brandina, un Airbnb, un materasso ad aria presso gli uffici. Allora, ci sarà un nuovo pacchetto per tutti gli imprenditori. Se siete interessati, sì, full experience, interessati, scrivete pure info@digimprenditori.it. Ha fatto per i primi 5 un'offerta imperdibile. E bravo Daniele. Alcol, allora, droga e tattoo. Sull'alcol e tattoo vi posso aiutare? La droga, pensateci voi. Basta cazzate, vai Marco. Allora, io avevo dato tre obiettivi, lavorando solo meno di una settimana, avevo dato tre obiettivi, anche sono bravissimo. Allora, andare a Inbox Zero col nuovo tool, ragazzi, ho fatto Inbox Zero, ma questo ve lo spiego poi dopo con calma, ma non solo, sono anche a email a Inbox Zero, cosa incredibile che di solito durante le vacanze la mia mail si ingrossa, invece... benissimo, grazie anche al nuovo tour. Poi, secondo obiettivo, mi sono rimesso di mettere kit fotovoltaici su Amazon. Daniele, ieri ci ho provato, ho detto no, non ce la posso, cioè devo fare. Mi sono messo lì, sono andato su Amazon, a parte le 100.000 richieste che chiedono per mettere, insomma, magari forse perché sono prodotti elettrici, quindi c'è 2.000 domande con la fabbrica, alla fine non mi hanno pubblicato perché mi manca il codice EAN, che i cinesi sembrano non abbiano sto codice EAN, e io senza il codice EAN non posso pubblicarlo. Io avevo dei vecchi codici EAN che avevo acquistato anni e anni e anni fa, ma mi hanno detto che non sono validi per i prodotti elettronici, per cui non so cosa fare. Inoltre Amazon mi ha sospeso l'account, cioè mi ha messo in verifica che dovevo aggiornare tutti i dati societari. Ho aggiornato i dati societari, nel frattempo ho cambiato la proprietà della società, perché con l'altra società, quella del fotovoltaico, la sto per chiudere, no? Uno degli obiettivi è quello di chiudere e incorporarla con l'altra, cioè di tenere una sola società operativa. Cambiando quindi la società, mi ha scritto Amazon che devo cambiargli il nome dei titolari. Solo che nelle istruzioni che mi hanno dato per cambiare il nome dei titolari non ci sono, perché mi dice la tua è in verifica, il tuo stato è in verifica, ma allora non mi dà l'opzione di cambiare. Ho scritto all'assistenza, l'assistenza dovrà rispondermi. Di solito quella di Amazon è velocissima, ma mi hanno detto che è un team particolare, questo qua, che mi risponderà via email. Particolarmente lento. Però ho fatto tutto, grazie all'immancabile chat GPT, sono andato a trovarmi un GPT's per farmi le descrizioni su Amazon, gli ho schiaffato tutte le informazioni, mi ha tirato fuori una descrizione bellissima con tutti i bullet point, con tutte le emoji già fatte. Fantastico, non potevo chiedere di meglio da chat GPT. E quindi è un fail, sì, è un fail perché non è online la vendita, però insomma, mi sto scontrando contro un muro Amazon, questo è quanto. E poi avevo un terzo obiettivo, okay, che era quello più facile di tutto, che era fare le fiere senza di me. Sono state due fiere mentre io ero in vacanza, ragazzo, e quindi sono state fatte due fiere, una a Bergamo, l'abbiamo fatta noi, e l'altra a Monaco di Baviera. Era dove vado da 12 anni, 13 anni, sono sempre andato tutti gli anni. Quest'anno niente, ho mandato i miei e ce l'hanno fatta. Guarda te,
Ce l'hanno fatta, sono stati bravi, mi hanno detto si sentiva la tua mancanza, secondo me era solo leccaculaggine, però insomma alla fine è andata tutto bene. In questo senso fa parte di quel discorso di on the business, non in the business, e quindi adesso ci abbiamo altre due fiere, chissà se ci andrò o non ci andrò. Magari ci vado nel frattempo che loro sono in fiera, io vado in giro a vedermi la città, non lo so. E quindi Daniele, due win finalmente, perché era un sacco che non li facevo, ma questo grazie al tool di cui ne parliamo dopo, e uno a metà, due e mezzo, su tre. Beh, non male, non male, dai, sei vacanziero. Marco, Sì. Allora, siamo Daniele. tutti in attesa di sentire del Sul delle Meraviglie che ti ha svuotato l'inbox No, ma io quello lo lascio lì e altre cose. ancora un po', e volevo dirti un'altra cosa, perché quando mi sono collegato la puntata precedente ero arrivato da poco in Cina, no? E ogni volta che vado in Cina ti faccio un reportage di quelle cose che mi colpiscono in Cina, che ogni anno che passa ci sono sempre un sacco di evoluzioni. E quindi, insomma, Daniele, la Cina ancora mi ha meravigliato da quanto sono avanti, da quanto evolvono, cioè, e quanto noi restiamo sempre, sempre più. Allora, a parte che mi sono trovato, i primi giorni ero a Shenzhen, a Hong Kong, e la cosa che mi ha meravigliato è che nessuno parlava inglese, cioè, in realtà deve essere una delle città più all'avanguardia. Pochi parlavano inglese, ero all'hotel Hyatt e in hotel solo una persona parlava inglese, no. Però usano tutte queste app dove tu parli nella tua lingua, ovviamente ti traduce nell'altra lingua. Per cui con questo sistema si va avanti e si comunica, e sono riuscito anche a comunicare alla metropolitana, perché sono rimasto bloccato in metropolitana, Daniele. Perché io ero convinto che i biglietti fossero come quelli da noi, no? Quindi, cioè, devo fare andata e ritorno. Ho detto prendo due biglietti, quello di andata e quello di ritorno, no? La tariffa è la stessa, cioè se da A a B, da B a A, la tariffa è la stessa. In realtà sembra proprio di no. Per cui, quando da B ad A ho tentato a B di entrare, non mi ha fatto entrare, perché probabilmente il biglietto era riservato all'ingresso dove. E vabbè, mi è successo due volte. La prima volta ho detto sono un coglione io, la seconda volta ho avuto la certezza, sì, che sono stato io. Costa talmente poco la metropolitana, 50 centesimi, che vabbè, ho detto vabbè, compriamo dei biglietti. Perché a Shanghai riesco a utilizzarla con l'app di Alipay e quindi pagare con l'app. A Shenzhen invece l'app della metropolitana di Shenzhen all'interno di Alipay. Per registrarti hai bisogno del numero di telefono cinese, e della carta d'identità cinese, cosa che io non ho e che quindi non ho potuto registrarmi, quindi devo fare il biglietto. Però, poi, Daniele, allora, tornando un po' alle novità un po' più tecnologiche, una cosa che mi ha molto molto meravigliato è che quando ero a Hangzhou, una cittadina vicino a Shanghai, ho preso l'aereo. Quando ho fatto il check-in, tranquillo, normalmente, quando c'era da fare il boarding, al tornello non c'era più la persona che ti guardava il biglietto, c'era la macchinetta che ti faceva la scansione della faccia. E quindi ho fatto il check-in con la scansione della faccia. Check-in con la scansione della faccia che ho trovato anche in qualche metropolitana, che tu puoi mettere la faccia e pagare direttamente con la tua faccia. Daniele, stiamo arrivando a videosorveglianza assoluta. Questo un po' mi preoccupa. Esiste il boarding con la faccia? È solo sul Milano-Roma, è solo per chi lo vuole fare, mi è stato detto. No, mi hanno riconosciuto la faccia, mentre in metropolitana ho provato, no, non mi si è aperta la metropolitana. Poi, un'altra. Ok, aspetta, ti fermo un Vai. attimo. Che senso paghi? Cioè, ti viene riconosciuta la faccia e paghi, cioè nel Beh, ma è senso perché come tu funziona? sei, tu ti registri, tu ti registri, tu ti registri, ok? Quando tu ti registri a un sistema c'hai un ID per entrare, ok? L'ID può essere la tesserina della metropolitana. Invece della tesserina della metropolitana usi la tua faccia. Sì. Non devi ricordarti di portartela con te, ce l'hai sempre con te. Quindi riconoscono che tu sei registrato.
puoi avere o l'app sul cellulare, o puoi avere una tesserina là, sì. O la tua faccia, cioè insomma è un qualcosa, o quando entri con l'impronta digitale, no? Uguale, cioè riconoscimento facciale, e quindi stiamo andando avanti, e ogni volta, non so quante volte mi hanno fatto la foto della faccia, l'altra cosa interessante sono i navigatori, che sono sempre anni luce avanti, quelli dell'auto, sono sempre anni luce avanti rispetto a noi. E questa volta ho visto che quando arrivi agli incroci, perché usano diverse app loro, ce n'è una che ti dà direttamente la foto di come tu vedi l'incrocio, un po' come lo vedi su Google Maps. Se fai su Google Maps dici da A a B, no? E poi chiedi di visualizzare tutte le svolte, lui ti fa vedere la foto della svolta, okay? Non in fase di navigazione, ma proprio quando guardi il percorso totale, e lì in automatico te lo fa vedere. E poi l'altra cosa, quando vai nei tunnel, c'hai proprio la ricostruzione del tunnel, ti fa proprio vedere tutto in 3D dove sei, pazzesco. E poi ti dice se devi girare a destra, allora incomincia a spostarti sulla destra, proprio c'è tutto un sistema, sono molto più avanti. E non capisco perché da noi, banalmente copiando queste cose, non... Ho trovato sempre per i trasporti a Hangzhou un tunnel sotterraneo. Hanno fatto tutti questi tunnel sotterranei per il traffico, per cui abbiamo fatto almeno 10 km sottoterra passando sotto la città. E poi, Daniele, un'altra cosa interessante, sempre sulla metropolitana, è che a Shenzhen c'erano i vari vagoni della metropolitana a differente temperatura. Perché tu potevi prendere il vagone freddo, o se non vuoi il vagone freddo, c'è il vagone freschino. Per cui le carrozze, la prima e l'ultima, sono a temperatura meno fredda, e quelle centrali, che sono le altre 27, perché sono politiche lunghissime, sono a temperatura freddissima. Anche questa cosa non l'avevo mai vista, molto interessante. Sempre per i technology, siccome siamo tutti con lo smartphone, guardiamo sempre lo smartphone quando camminiamo, a Shenzhen ho trovato dei semafori dove per terra c'era la luce verde e rossa, oltre a essere il semaforo normale, per terra c'erano i semaforini proprio a livello stradale, così lo vedi, anche se tieni lo sguardo basso verso il cellulare. Non ti so se ti era mai capitato di vedere il semaforo per terra, perché... No, no, però di gente che attraversa la strada senza guardare col cellulare in mano mi è capitato di vederla, quindi mi sembra una buona idea. La cosa, vabbè, ci sono questi water iper tecnologici, oramai tutti gli alberghi hanno quel sedile riscaldabile che regoli la temperatura del sedile con tutti i getti per pulirti. Vabbè. Ce n'era uno che aveva un sensore di prossimità, per cui quando arrivavo in bagno lui automaticamente si apriva, e quando andavo via automaticamente tirava l'acqua, robe senza senso, secondo me, diciamo, andiamo ben oltre. E poi un'altra cosa molto interessante che mi è capitato da imprenditore digitale a un ristorante. Eravamo in un ristorante, a un certo punto è arrivata la cameriera e ci ha detto, con dei cinesi, ci ha detto: ma se ci lasciate una recensione su un'app, non so quale, vi facciamo uno sconto, vi regaliamo un piatto, insomma, una portata. E loro hanno detto sì, va bene, ma dice: ma guarda, se vuoi te la faccio io. Per cui dai il tuo cellulare alla cameriera, la quale incomincia a scrivere, scrive tutte le recensioni, fa quattro foto ai piatti che tu hai ordinato e ti fa lo sconto. Perché l'ho visto fare a noi, ho visto fare agli altri due tavoli vicini, e questo è un modo da noi non l'ho mai visto, però quindi se avete un ristorante o qualche cosa... Cioè, a un punto ditelo voi, ve la faccio io la recensione. Vi regalo questo, vi faccio la recensione. Molto, molto, molto avanti. Daniele, queste sono un po' le cose. Vabbè, poi vabbè, la VPN è stata sulla Finlandia, per cui quando mi scaricava i podcast mi metteva la pubblicità, vuol dire che funziona. Quindi anche l'app dei podcast, ha capito che ero in Finlandia e non in Cina. E poi vabbè, mi sono fatto... Marco, mi sa che... È meglio se spegniamo il video, perché ogni tanto la voce balla. Eccoci qua, spegniamo il video. Ok. E Daniele, poi invece è la prima volta che quando sono andato in Cina mi sono fatto dei tour
turistici, per cui sono andato a vedermi tre posti, mi sono fatto i free walking tour a Hong Kong, a Shanghai, e poi sono andato a vedermi dei giardini in un altro posto qua con dei cinesi, ma era tutto programmato, quindi insomma questa svolta verso una vita un po' più rilassata e non sempre di corsa. E quindi sono, questo è quello che mi è rimasto dalla Cina, oramai ho anche preso il diluvio, Daniele, la tempesta tropicale, per cui devo fare un giro in barca, cioè in barca da un'altra parte, e non hanno sospeso le barche perché c'era la tempesta tropicale, per cui invece di un'ora di barca sono dovuto fare 2 ore di macchina. E lì i cinesi prendono l'app tipo Uber, loro chiamano Didi, per cui mi hanno mandato un autista che mi ha preso e mi ha portato. Questo è più o meno quanto di novità ho ricevuto, così lascio un po' di hype, ci racconti qualcosa, poi parlo di questa app fantastica. Che spettacolo. Svolta. E l'ultima volta che eri in Cina? Era un anno fa, era esattamente un anno fa, perché ero andato più o meno nello stesso periodo. Un anno fa. E non lo, insomma, in breve tempo comunque hai visto già novità. Sì, non dormono. Molto interessante. Sono tornato come al solito al mio terzo mondo a Milano. Ok. Vabbè, io dico 2 cose sul WordCamp Europe a Torino. Sono sceso in Italia appunto per partecipare a questo evento, che è la conferenza europea della community di WordPress. È un evento bello grosso, col fatto che europea è comunque un evento super internazionale. Tutti gli speech sono in inglese. C'erano più di 2500 partecipanti. La maggior parte è venuta dall'Italia. L'hanno tenuta al Lingotto, quindi lì a Torino al Lingotto. E per me è stato un successo per un po' di motivi. Allora, il primo è che ne abbiamo approfittato per incontrarci noi come team di WPOK. Eravamo in 8 persone, non tutti ovviamente hanno potuto partecipare, però in 8 ci siamo divertiti tutto il weekend, divertiti molto. Penso che la descrizione migliore l'ha data Giacomo, che dice: ho riso più questo weekend che tutto il resto dell'anno. siamo stati molto bene, ecco, questo mi ha fatto molto piacere ed è una cosa che non do mai per scontato. Secondo punto è stato andare in giro per questa manifestazione con, cioè immagina, 8 persone con la maglietta di WPOK. È stato molto bello, è stato fantastico, perché mi ha fatto rendere conto ancora una volta di quanto è conosciuto il brand di WPOK. Ovviamente questa è una fiera per addetti ai lavori, cioè non vai lì a parlare con clienti, è più persone che fanno parte della community, però chiaramente all'interno della community e di tutto l'ecosistema, quindi tutte le aziende che girano intorno a WordPress, almeno quelle italiane, WPOK lo conoscono bene, e questo ovviamente mi ha fatto piacere. Ho incontrato anche un po' di persone che si erano candidate a lavorare con noi. Ogni volta che qualcuno mi dice: ah, ti avevo scritto mi ero candidato a lavorare, io non mi ricordo assolutamente i nomi, e poi mi chiedo: ma chissà cosa gli ho risposto, gli avrò risposto, però no, fatto piacere. Vedere che il brand comunque dopo 8 anni è... Il terzo punto è stato, come sempre in queste fiere, il networking. Non abbiamo partecipato a nessuna presentazione, io ho seguito solo quella di Matt Mulleweg, che è un po' il papà fondatore di WordPress e il CEO di Automattic. Ho seguito solo quella, per il resto siamo sempre stati in giro fra gli stand a chiacchierare con le persone, e la parte di networking per me è stata molto molto bella. Ho incontrato gente con cui sono in contatto o di cui uso magari plugin, uso il tool che creano da anni, e tra cui un team di indiani che creano il software che utilizziamo per gestire i siti WordPress. Abbiamo fatto 2 ore di riunione fiume, dando feedback, scambiandoci, ci hanno raccontato cosa stanno lavorando. Cioè, è stato, come sai, sempre bello incontrare le persone dal vivo. E sul tema del networking, io ho portato a casa un po' di accordi, cioè sono andato lì comunque col mindset di portare a casa qualche accordo,
e sono contento che qualche accordo si è portato a casa, tra cui un accordo con WooFatture, che è il plugin che permette di integrare WooCommerce con fatture in cloud. Abbiamo un accordo di partnership che proprio ieri abbiamo fatto un workshop con loro per farci spiegare bene come funziona il supporto e parlare di quello che possiamo fare col plugin. E un accordo con Yeet per una scontistica riservata ai nostri clienti e un po' di altre conversazioni da portare avanti. C'è tanti follow up da fare dopo questo evento. E ho pensato, cioè la mia idea originale era di partecipare come sponsor, però quando avevo fatto la richiesta per uno spazio sponsor, c'erano degli spazi sponsor pensati per piccole aziende fino a un milione di fatturato, e che costavano 2.500 euro l'uno. Però quando li ho contattati già mesi e mesi fa erano sold out. Il passo successivo era uno stand da 12.000 euro, che penso sia inutile dirlo, ma era fuori dal nostro budget. E mi è dispiaciuto, però poi in realtà partecipando così ho detto, ma che cavolo, chi me lo fa fare di mettermi con lo stand? Perché comunque è un evento internazionale, quindi la nostra realtà, che è 95% mercato italiano, avrebbe poco senso. Poi, oltre al costo dello stand, devi metterci l'allestimento, devi metterci i gadget, perché poi sono tutti a caccia di gadget, tutte le persone che vanno in giro lì sono tutte a caccia di gadget, devi per forza mettere qualcosa da prenderli per attirarli. e in più essere lì almeno 2-3 persone fisse allo stand. Quindi non lo so, me lo sono gustato di più, probabilmente semplicemente andando in giro. L'anno prossimo magari faccio una piccola sponsorizzazione da qualche centinaio di euro, giusto per dire che supportiamo l'evento. L'evento è comunque gestito da volontari, che questa è una cosa abbastanza unica, credo. Insomma, essendo creato dalla community di WordPress, tutte le persone che sono coinvolte, c'erano 300 volontari per gestire il tutto, e sta in piedi con le sponsorizzazioni delle varie aziende. E niente, dai, esperienza positiva. All'inizio sono tornato a casa in realtà pensando che la community di WordPress è molto più in salute di WordPress stesso, nel senso che tutta la partecipazione, l'entusiasmo, l'ambiente che si vive in un evento così è molto bello, c'è molta bella gente, molta positività. Ci sono dubbi sulla direzione in cui sta andando WordPress, però penso che faccia parte comunque del gestire un progetto così grosso che è tornato a crescere e adesso sta dietro a più del 43% dei siti a livello mondiale. Quindi chiaramente ci sono grosse decisioni, grosse tensioni, cioè c'è tanto dietro a un progetto di questo tipo. E ecco, però molto bello. Ho sentito appunto lo speech che ho sentito, quello di Matt Mulleberg, che quando l'ho sentito ho detto, ma sto qua da che pianeta arriva, perché parlava di cose completamente scollegate secondo me dal mondo reale, però lui non è, cioè lì a motivare è un leader che parla alla community di persone che stanno dietro a WordPress, non è che ti fa parlare di business dietro a WordPress, è molto, molto incentrato su una visione idealista di come la community deve essere, la direzione in cui bisogna andare. Al momento mi ha lasciato un po' così, però poi ripensandoci e riascoltandolo dopo, è chiaro che quello è il suo ruolo, e quindi è stato un bel... ha dato degli spunti interessanti da mettere nel contesto giusto. That's it, Marco. Bravo, bravo, bravo Daniele, fai bene andare agli eventi a fare networking, cosa qui vorrei fare anch'io, ma non sono capito, non è nelle mie corde fare networking, devo trovare... Io ho bisogno del gregario per il networking, che si faccia avanti e io poi avanti. Il primo approccio per me è problematico, è un problema mio. Ecco, guarda, è un problema mio. Però il networking, cioè, su questo mi sono reso conto, un'altra cosa su cui mi sono reso conto è che comunque posso parlare con tutti, forse per le esperienze che ho avuto nella vita, insomma, ho lavorato nel corporate, mi sono trasferito a lei, cioè trovo sempre un argomento con tutti, no? E su questo sono abbastanza, mi fa abbastanza piacere, cioè chiacchiero volentieri, ho parlato penso con il 90% della gente che era lì, sicuramente tutti gli sponsor. Marco, il tool, caccia il tool. Niente, che spengo la... Il momento che stanno aspettando la tutti. Videocamera, perché almeno magari non falta la voce. Il tool!
Come tu avrai notato, come gli ascoltatori, come voi ascoltatori, ultimamente non ero bravissimo con gli obiettivi, a seguire gli obiettivi, cioè ero molto un po' perso, no? Cioè, non riuscivo a tenere bene precise le mie priorità, mi dimenticavo sempre tutto, ero sempre alla rincorsa di tutto, per cui dicevo ai miei ricordami questo, ricordami quello, ricordami quell'altro. Finché, guardando un video, pochi giorni prima della puntata precedente, poco prima di partire dalla cena, ho visto questo tool che adesso vi svelo, si chiama AkiFlow, HPI Flow come fosse in inglese, che è un'applicazione che in pratica è progettata per ottimizzare la gestione delle attività e del tempo, fondamentalmente. La cosa che mi ha colpito subito guardando questo video è che ha la sua capacità di integrarsi con altre applicazioni e strumenti che utilizzi normalmente, no? Google Calendar, Trello, Asana, Todoist, per molti c'è anche Slack, c'è Notion, ce ne sono tanti. Poi ovviamente Zapier, IFTTT. In pratica con AkiFlow posso gestire tutte le mie attività in un unico posto e questo mi ha permesso di risparmiare tempo e soprattutto di ridurre lo stress, cioè essere comunque veramente focalizzato. Per cui sono passato da mesi in cui mi trovavo sommerso da scadenze che non riuscivo a fare, quando avevo un nuovo task, paranoia, cosa fare, io non riuscivo a tenere traccia di tutto, no? E quindi la mia produttività ne ha risentito tantissimo. E quindi ho detto, ma perché no, dai, proviamo a chiudere. In realtà c'era un'altra applicazione, adesso non ricordo il nome, ce n'erano due, era quella che mi sembrava migliore, però quell'altra dava, mentre che dava solo una settimana di trial, l'altra ne dava due, e allora ho detto, senti, inizio quello da due settimane, che più tempo, poi comunque dovevo partire per la Cina, non è che avevo tantissimo tempo, per guardare. Ho provato l'altra, ma il giorno dopo ho detto, senti, provo a AkiFlow, cioè c'è qualcosa che mi piace lì dentro, cioè veramente, e guarda, dal giorno stesso che ho iniziato a utilizzarla, cioè, ho notato un miglioramento indescrivibile, cioè, quindi ho iniziato a gestire meglio le mie priorità. Il problema era mio, cioè, adesso non è che AkiFlow sia chissà che cosa, e sono io che ero disorganizzato, no? Quindi, cioè, in pratica, ho cominciato a gestire le mie priorità, a ridurre l'ansia, e quindi a gestire il tempo in maniera molto, molto, molto migliore. Per cui adesso AkiFlow è il mio alleato numero uno nella lotta contro la disorganizzazione. Faccio un esempio, cioè, la scadenza dell'IMU l'ho pagata 15 giorni prima, l'ho pagata ben 15 giorni prima, invece di aspettare gli ultimi giorni che la mia amministrativa mi ricordava che c'era da pagare l'IVA. E la revisione della macchina l'ho fatta, non so, tornato dalla Cina, ho detto, ma c'ho la revisione della macchina da fare, via. Ma sono andato a fare la revisione della macchina senza aspettare anche lì gli ultimi giorni per fare la revisione della macchina. Cose che non erano mai successe, ma il problema sono io, il disorganizzato, non è che voglio dire adesso. A me ha chiesto tantissimo e sono passato subito al piano a pagamento. Mensile a $34, credo, al mese, mentre quello annuale sono 19. Ho detto, provo un mese ancora, perché sai mai che all'inizio sei tutto eccitato dalla roba nuova, poi dopo. Invece ho deciso di pagare subito la versione annuale e, Daniele, sono stra contento. Veramente, adesso mi sembra di avere tutto controllo. In realtà mi fa molte delle cose che facevo, però mi integra tutto il resto. Faccio un esempio. Mi arriva una mail, o io mando una mail e devo accettare una risposta. Allora, cosa facevo? Mandavo la mail, poi facevo posticipa, okay, in modo che mi ritornasse tra le mail il giorno X, che volevo che mi ritornasse visivamente. Invece con AkiFlow io metto solo AkiFlow e AkiFlow in automatico me la prende e me la carica dentro AkiFlow. Per cui io poi nella tabella, non so come chiamare, dove c'è questa mail, io poi posso scrivere tutte le note che voglio, che non vanno a inficiare la mail. Posso anche cambiargli l'oggetto, no? Lui automaticamente mi prende l'oggetto come l'oggetto. Posso cambiargli l'oggetto, posso mettergli le note, posso fargli un sacco di cose e
non so, c'è una mail e poi hai tutti i tag, c'hai le cartelle, i progetti. Daniele, per me è stata comunque una svolta, sono tranquillo e la prima cosa che faccio la mattina adesso è aprire Akiflow. Loro hanno il planning, quello che si chiama planning, per cui tu schiacci fai il planning del giorno, ti fa vedere il giorno tutti i tuoi to-do che avevi il giorno prima, ti fa vedere quelli che tu hai fatto e quelli che non hai fatto. Quelli che non hai fatto automaticamente te li sposta il giorno dopo, per cui poi dopo hai tutti i task che tu hai una inbox, vedi anche nella inbox tu e sposti nella tua to-do del giorno quello che vuoi fare. C'hai le priorità, per cui puoi gestirti le priorità, puoi gestirti un sacco di cose. Ovviamente c'è l'app, quindi funziona anche da mobile. L'unica pecca è che da mobile non mi funziona in offline. Questa è la pecca che ho trovato, perché non so, quando ero sulla nave dall'Italia alla Grecia, in mezzo al mare non avevo wifi, cioè non avevo connessione, no? Mi era venuta in mente una roba, quindi il task, volevo mettermi il task direttamente. Ho mandato in pensione Todoist e mi tengo i task. I task poi posso pianificarli, posso fare snooze, per cui spariscono, digli snooze 1 ora, 2 ore, 5 ore, 7 ore, il giorno X alle ore. Ed è anche tutto molto, molto semplice. Io gli dico, guarda, il 7 luglio alle 15, che fammi vedere questa nota. Oppure mettimela in calendario, posso bloccare il tempo in calendario, ho tutte le attività, per cui il giorno stesso non mi perdo più una call, che prima mi perdevo anche le call, perché mi chiamavano e dicevo, oh, c'è la call, ma proprio perché ero disorganizzato io. Okay? Quindi ho praticamente adesso una inbox universale dove c'ho tutto. Cioè, se su Asana mi assegnano un task, automaticamente mi compare su Akiflow nella inbox. Quindi io non è che ogni volta devo aprire Asana, ogni volta devo aprire Trello, ogni volta devo aprire l'email. No, l'email sì, perché gli ho detto che non voglio tutte le mail su Akiflow, perché sennò morirei. Però ci metto solo quelle che voglio io. E quindi posso, nella mia inbox universale, posso importare tutte le attività di tutti gli strumenti che uso. E quindi ho un unico punto dove ho tutte le cose che devo. Ok? Quindi punto numero uno. Ok. Cioè, hai tutti gli strumenti in uno, quindi sono in un unico luogo, quindi ciò mi semplifica la gestione, l'attività, le priorità, no? Perché non so, perché cioè, se io apro le mail, ho in mente le mail, poi ho i to-do da un'altra parte, il calendario dall'altra, e dall'altra, quando vado a fare le priorità, avere tutto sott'occhio in un unico punto, tutto aiuta. Per chiusa, i tempi nel calendario è facile prendere e bloccare il calendario. Il calendario è veramente ben integrato, io lo utilizzo poco, però è molto fatto bene. Poi va a sostituire anche Calendly, per cui tu ti metti, selezioni degli orari sul tuo calendario, crei un link, lo mandi alla persona e la persona automaticamente prenota il meeting con te nelle date, nell'ora che tu gli hai dato e ti arriva direttamente tutto in calendario. C'ha ovviamente tutte le scorciatoie da tastiera, per cui oramai ho capito i tasti principali e come funziona. Insomma, ovviamente c'ha le attività ricorrenti, c'ha un sacco di cose. Daniele, per cui dategli un occhio, ragazzi. Cioè, questo è, se avete problemi di gestione, delle attività che le avete suddivise fra vari tool, ne volete uno che integra. È a pagamento, però, ripeto, cioè, ma io lo pago tranquillo, sono stracontento di pagarlo. Tra l'altro è un team italiano, ho scoperto, quello di Akiflow, in America, o fanno finta di essere in America, però è un team italiano. Poi quando vai a vedere i video, c'è Francesca, c'è, insomma, li riconosci che sono italiani. E niente, poi ovviamente arriveranno cose nuove, ma vediamo. Io sono stra contento e soprattutto Daniele. Non so come mai, ma cioè io quando parto, so, alle 8 del mattino, quando inizia la giornata vera e lavorativa, ho già fatto le cose prima, ok? Cioè, se devo sollecitare qualcuno, l'ho sollecitato no, non mi perdo quasi più niente. Quindi col fatto anche nelle mail di poter mettere Ok. delle note extra, non so, se io ho mandato l'email con un'offerta a un cliente, banalmente. No? Io taggo questa mail come Akiflow, mi entra nel flusso di Akiflow e poi posso dire: guarda, mettimela lunedì prossimo, ok? E lunedì prossimo ce l'ho, so
quindi la vedo, se clicco mi apre la mail, mi apre, mi va su Gmail e mi apre la mail. Questo però al momento solo da desktop, da cellulare, non ha l'integrazione con Gmail. Vabbè, devi andare in Gmail, cercate la mail. Parlo col cliente, non so, ho delle note, qua, ho parlato, non c'è, richiamarlo fra 3 giorni. Scrivo la nota all'interno di Acquifrost e me la sposto a 3-4 giorni dopo, ma quando mi serve. Daniele, ovviamente c'ho un codice referral, come tutti i buoni tool, che danno da $25 di sconto, che lo lascio nelle note dell'episodio, però io sono veramente, veramente stra. Era quello che mi serviva a me. E beh, per tirar fuori dal gatti un anno di subscription subito al primo colpo non è facile, quindi devi aver visto subito veramente i grossi vantaggi che ti dà. Ma una domanda, diciamo, la funzione inbox centralizzata, tu scegli quali email mandare a Keyflow, hai detto mettendo un tag, però si può anche scegliere di rimpiazzare, di non usare più Gmail? Diciamo. No. Non usare più l'interfaccia di Gmail? No, Gmail la devi utilizzare. Cioè, se devi scrivere una mail, la scrivi da Gmail. Ah, ok, ok. E seconda cosa, dicevi, si possono anche raggruppare le email per progetto? Sì, poi hai i progetti, se io ho delle attività che riguardano un mio collaboratore, io le taggo tutte come quel collaboratore. Per cui, banalmente, quando ho la call con quel collaboratore, oppure quando siamo in ufficio tutti quanti, no? Che ci vediamo quella volta a settimana, cioè io apro il tag, ho tutto, che siano email, che siano task di Asana, che siano cose mie, ho tutte, per cui cioè, le vedo tutte col mio collaboratore. Cioè, senza dover ogni volta andare a prenderle in posti diversi. E questo la banalità di questo tool. Perché poi è banale quello che fanno, ma nessun altro che io conosco lo fa. Può darsi che ci siano altri tool che lo facciano, per carità. Però è banale. Se ho un progetto e ho tante task legate al progetto, io metto in quel progetto. No? Voglio focalizzarmi su quel progetto, apro la cartella del progetto e vedo solo i task di quel progetto. Sì. Okay? Poi ho i task, quelli futuri, loro hanno un someday, no? Più avanti, si vedrà. Si vedrà. Okay? Io so che ogni mese mi vado a vedere tutti si vedrà e vedo quelli che, non so, questo mese devo andare a, oppure quelli che i task che devono fare i miei collaboratori ma che io voglio tenere traccia li metto in si vedrà, ok? Per cui non mi compaiono nella mia inbox tutti i giorni, ok? Perché il problema è che nella mia inbox c'è un milione di cose e questo mi permette di filtrarle. Questo è un altro dei vantaggi che io ho per come lavoro io, per cui mi sono trovato l'altro giorno, quando ho finito, ho fatto tutto questo inbox zero, uno dei grossi problemi è stata l'importazione di Todoist, perché in Todoist lo usavo un po' all'inizio come uso adesso AppleNote, come secondo cervello, no? Per cui mi ha caricato una vagonata di roba che mi era finita nell'inbox, che insomma mi ha creato un po' di casino, ma quando un giorno ho deciso, oggi mando in pensione Todoist, per cui sono andato a fare tutta una revisione, ho disattivato il link Todoist e ho solo caricato in Keyflow. Ma quello che fa Todoist lo fa anche Keyflow, che so io di Todoist. Per cui Todoist l'ho proprio tolto dal cellulare, l'ho disinstallato e adesso utilizzo solo Keyflow. L'unica cosa è che quando metti le date le devi scrivere in inglese, perché lui le legge in inglese, non le legge in italiano. Quindi, guarda, richiamare Daniele Besana, July 7, ore 24, mettilo in calendario. Cioè, perché tu puoi creare il task oppure creare l'evento e quindi metterlo in calendario, ok? E quindi poi da lì, siccome si integra anche con Zoom, con Meet, puoi anche già caricarti il link alla call, se utilizzi molto le call. Per cui in questi giorni che sono in vacanza, che sto lavorando pochissimo, cioè settimana scorsa avrò acceso un'ora al computer, settimana ho cominciato a accendere un po' di più, però ora, cioè, quando mi chiedevano i miei collaboratori, Marco ti sei ricordato di fare questo? L'avevo fatto. Ok, e parlando di collaboratori, hai visto se ha funzionalità? Sì, c'è la funzionalità Team, non l'ho ancora provata, sì, non l'ho ancora provata, c'è la funzionalità Team. Poi c'è anche la funzionalità che ho visto che nel calendario tu vedi il calendario di tutti quelli del team, per cui vedi quando è il buco libero, se vuoi fare una riunione. Fa il discorso.
E comunque, ma oramai sono a chi flow dipendente. Dopo il secondo cervello, questa è stata la nuova rivelazione. Archiflow o secondo le cose vanno archiviate o in Archiflow, le cose da azionare da fare, o nel secondo cervello, se sono dati da ritenere. Ok, interessante. Dicevi, danno 7 giorni di prova, c'è un piano free? No, sono italiani, niente piano free. Ok, peccato, limita parecchio. Sì, quello sì, quello, quello assolutamente. Infatti anche a me ha bloccato all'inizio, Però, vabbè, adesso gli scrivo, gli chiedo qualcosa per la community, e ti danno qualcosa in più, gli dico, guarda, quando esce la puntata, gli dico, guarda, è uscita la puntata, ho parlato di Archiflow, ho parlato benissimo, adesso ragazzi, cioè, datemi un piano, una trial di un mese, un piano free dove puoi mettere due cose, vado a provare. Però vi aggiornerò. Anzi, adesso cosa faccio? Sì. Faccio altro spazio, mi si apre la barra, ok? Contattare Archiflow per promo digi imprenditori, ok? Friday, venerdì, perché esce la puntata. Ecco, così vediamo se... Tac, via. Il mese prossimo vediamo se nel mio Friday c'è già questo task da fare. Esatto. Grande Marco, che hai trovato un'altra chicca del web. Assolutamente, mi serviva e quindi... Allora, se hai l'idea più o meno chiara, non è che ho idee chiare, se sai quello che ti serve, poi meno male lo sai anche, sì. Puoi anche. Daniele, hai altro o andiamo? No, in chiusura. Dai, no, passiamo, andiamo in chiusura. E... obiettivi, Marco. Daniele, vai te. Vado? Vadi, ok, allora io il primo è finire il restyling di WP OK, quindi il design ce l'abbiamo, adesso va sistemato un po' e va implementato, che anche quella è una parte che richiede lavoro, spero di far tutto entro fine luglio. E secondo obiettivo che ho, dobbiamo lanciare una campagna di outreach, fatta via email / LinkedIn per agenzie. Io in passato ho fatto delle cose, ne avevo anche parlato, avevamo fatto una campagna invece via telefono. Questa è la prima volta che organizzo un'attività di questo tipo con il marketer, quindi invece di fare le cose un po' a braccio, purtroppo faccio spesso io, conto di avere una cosa un po' più analitica, numeri alla mano e organizzarla meglio. Quindi vediamo, questo la vogliamo impostare e iniziare a mettere in funzione questa campagna di outreach. Vi racconterò. Bene, Daniele. Allora, io ho due obiettivi. Uno mostruoso, cioè un altro, potrebbe essere un altro game changer, Daniele. Come tu ben sai, organizziamo dei mastermind all'interno dei digi-imprenditori. Abbiamo un nostro mastermind a cui tu, Daniele, l'ultima volta non hai partecipato, ti tiro l'orecchio, ma perché eri al WordCamp. Ed è venuto fuori in questo mastermind, il grande Mike Rubini ci ha fatto vedere una demo di un assistente venditore AI, che è pazzesco. Cioè, a me mi si è... non penso ad altro, solo che non ho avuto il tempo per mettermi lì a fare, ma è una cosa... Cioè, è altro... Poi vedremo le campagne di outreach, Daniele. Scopriremo come fare le campagne di outreach con un assistente virtuale. In pratica gestisce la telefonata, cioè telefona al cliente e sulla base di quello che dice il cliente risponde in base a tutto quello che tu gli dai. Per cui tu gli carichi come tutti i tool AI, no? Gli carichi le informazioni, gli carichi gli obiettivi che hai, gli carichi tutto il know-how della tua azienda e lui dà con la mente da venditore. Io lo vedo più come prevendita, come prequalifica dei clienti per poi mandare avanti i miei venditori solo su quelli caldi. Però, quindi, testare questo tool di vendita con intelligenza artificiale. Vendita vocale, eh? Vocale. Sì. E poi, il secondo obiettivo, siccome ho iniziato il mese scorso la procedura di chiusura della società italiana, di chiusura farò accorpamento invece iniziare la procedura di chiusura della società Estone, che oramai è mesi che non la uso più e ci pago solo i costi di gestione. E questi sono i miei due obiettivi per luglio.
Bene, 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 sono scritti nero su bianco, per cui tra un mese ne riparliamo. Per chi vede la puntata, okay. Mi dispiace che insomma la connessione qui in Grecia quel che è, nell'isoletta, però l'audio dovrebbe essere andato tutto bene. Daniele, ci vediamo tra due settimane. Ci questa settimana toscana per tutti quanti. Ciao ciao! Buone vacanze, buona continuazione di vacanza. Ciao a tutti! Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digiimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate. Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb. Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao!